Fiorentina Mozzani che si apre con la squadra primavera in campo a ricevere l'applauso per la coppa conquistata al torneo di Arco. Il big match di giornata termina in parità, ma la partita è subito viva con Valentina Giacinti a rendersi pericolosa la prima occasione durante si fa trovare pronta. Dall'altra parte Gritti raccoglie con le mani un retropassaggio di una compagna, il direttore di gara concede la punizione in area sulla palla Tona che spara alto. Al nono si sblocca la gara, Vicchiarello batte una bella punizione che trova la deviazione della barriera e diventa imparabile per Gritti e il vantaggio viola. Scarpellini serve Giacinti in area, l'attaccante del Mozzani che gira di testa di poco alto. Al 25esimo l'episodio che poteva chiudere la partita. Caccamo va via palla al piede sulla sinistra, mette un cross che viene deviato da Schiavi con un braccio. Il direttore di gara concede il rigore. Sul dischetto si presenta Vicchiarello, Alessia Gritti si conferma grandissimo portiere e respinge. Ancora la viola con Panico che ben lanciata in profondità arriva alla conclusione che termina alta. Sfiora il palio Mozzanica con la grandissima conclusione di Scarpellini che centra la traversa. In apertura di ripresa il pari della squadra di Nazarena Grilli, la punizione di Sandy Iannella sorprende Durante, è 1-1. Spinge il Mozzanica con una bella azione che porta Iannella alla conclusione. L'ex Torres centra il palo esterno. Risposta viola con Caccamo tra le più positive. Azione personale con sinistro alto. Al 29esimo Adami dalla distanza, palla sul fondo. Un minuto dopo il cross di Caccamo viene deviato e crea qualche brivido alla difesa del Mozzanica. Dall'altra parte Zanoletti mette al centro su punizione. Mason può girare indisturbata. Il piattone finisce sul fondo. A 10 dalla fine Panico mette al centro per Caccamo che si gira perfettamente per poi mandare incredibilmente alto. L'ultima cosa di Fiorentina Mozzanica è questo tiro di Iannella che Durante blocca a terra. Bella partita che termina 1-1. Probabilmente su 2-0 la partita si poteva chiudere, poi invece poi sono tempo loro con questa punizione hanno pareggiato, da lì la partita si è aperta, occasione da una parte e dall'altra sinceramente. Però io sono orgoglioso delle mie ragazze, dico la verità. Per noi era fondamentale vincere, ma penso che il campionato sia ancora lungo e quindi anche questo punto, prendiamo il buono di questo punto. Per quello che abbiamo espresso il secondo tempo, penso che forse meritavamo qualcosina in più. Abbiamo preso una traversa, un palo, diciamo che oggi la Dea Bendata ci ha un po' abbandonato, però il campionato è ancora lungo, ci crediamo.